Sorpreso a rubare due biciclette da un'auto di turisti stranieri, un 25enne originario del Gambia è stato arrestato dalla polizia a Como. L'intervento degli agenti televolanti della questura cittadina è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in via Regina Teodolinda, nella zona del cimitero monumentale. Attorno alle 18.30 alcuni passanti hanno notato l'uomo che cercava di togliere due mountain bike dal portabici sistemato sul tetto di una macchina di una famiglia tedesca in vacanza a Como. La vettura era parcheggiata sulla strada. Hanno segnalato la situazione al numero unico di emergenza 112. Sono intervenute due volanti che hanno sorpreso il 25enne ancora in azione mentre cercava di impossessarsi delle bici. I poliziotti lo hanno bloccato e portato in questura. Dagli accertamenti è emerso che il 25enne, originario del Gambia, aveva numerosi alias ed era già stato accusato di reati contro il patrimonio, detenzione di armi e reati legati agli stupefacenti. Gli agenti hanno iniziato a rintracciare i proprietari dell'auto, che hanno formalizzato la denuncia del tentativo di furto. I poliziotti hanno accertato anche che poco prima di provare a rubare le biciclette, lo stesso 25enne aveva minacciato e insultato una donna che lo aveva rimproverato perché aveva infastidito un operatore ecologico durante la raccolta dei rifiuti. Il magistrato di turno in procura a Como, Antonia Pavan, ha disposto l'arresto del 25enne.